Buongiorno a tutti, siamo in attesa che arrivi il Presidente della Regione, Michele Emiliano, una visita che sicuramente ci onora e ci gratifica per quanto lavoro sta facendo questa amministrazione per l'intera comunità e per Faggiano. Una visita che arriva subito dopo il finanziamento che la Regione ci ha concesso per l'acquisto del dosso collinare e delle cave. Ha voluto essere qui a scuola il Presidente per avere un contatto diretto e con la cittadinanza, ma soprattutto con i ragazzi, affinché ci sia sensibilizzazione per il nostro ambiente, per il nostro territorio, un territorio ormai martoriato da varie vicissitudini, ma che ora sta sicuramente emergendo, sicuramente sta chiedendo riscatto. Quindi siamo in attesa che arrivi. Cominceremo qui a breve una conferenza sull'ambiente, su Dosso Collinare, sulla Pineta, dopodiché ci trasferiremo in Pineta per un sopralluogo che ha richiesto espressamente il Presidente. Seguirà la visita presso le cave di Faggiano e poi un saluto. Grazie. Eccoci, oggi sono veramente molto molto onorata di ospitare il Presidente Michele Emiliano con l'assessore regionale allo sviluppo economico Mino Borraccino e il sindaco di Faggiano Antonio Cardea con l'assessore comunale Piera Fragnelli. Questa è una giornata molto molto importante per questa comunità, perché il comune di Faggiano ha, grazie a dei fondi regionali, potuto acquistare la pineta di 148 ettari che sovrasta questo bellissimo territorio. È una sinergia importante quella che si è creata fra comune e regione. Noi come scuola di Madonna della Camera ospitiamo questa conferenza, veramente orgogliosi di poter avere qui il Presidente Michele Emiliano. Io come dirigente scolastico ci tengo a sottolineare che il comune di Faggiano è amministrato dal sindaco Antonio Cardea, presentissimo nella comunità, e noi come scuola possiamo dire di sentire molto vicino lui e l'amministrazione, che infatti in ogni nostra esigenza, in ogni nostra richiesta cercano sempre di accontentarci pensando solo e soltanto al bene degli alunni. Quindi per me è veramente una testimonianza ancora una volta di buona amministrazione sul nostro territorio. Allora, io ho sentito tanti uomini politici dire adesso abbiamo una banca, adesso abbiamo questo, adesso abbiamo quell'altro. Io invece, più modestamente, possiamo dire che adesso abbiamo un bosco, ci siamo comprati un bosco e ce lo siamo comprati con, devo dire, la comunità di Faggiano, che ha tanto desiderato questa cosa. E devo dire che quando il sindaco mi chiamò per dirmi questa cosa io mi sono quasi commosso, perché di solito i sindaci mi chiamano per altre ragioni, invece lui ha avuto la capacità di interpretare la poesia di questa comunità, che evidentemente sentiva il bisogno di gestire direttamente, che sarà una bella rogna, perché gestire un bosco non è uno scherzo, però evidentemente questa comunità sentiva il bisogno di prendersi la responsabilità della pineta, di gestirla, di viverla. Noi cercheremo ovviamente di dare una mano anche in futuro, è vero Mino, perché soprattutto se verremo rieletti sarà ancora più facile dare una mano al comune di Faggiano, e quindi siamo qua per fare questa festa, la festa del bosco. Probabilmente fra qualche settimana, quando il clima lo consentirà, ci verrà in mente di festeggiare proprio direttamente in mezzo agli alberi. Quindi una bella giornata di felicità per tutta la Puglia, a Faggiano. Festeggiare un evento importantissimo. È stata acquistata dal comune di Faggiano, grazie alla collaborazione della regione che ha messo a disposizione dei fondi appositamente vincolati, la pineta di 175 ettari che sovrasta questo territorio meraviglioso. Questo è un gesto soprattutto a favore vostro, ragazzi, perché siete la generazione futura. E avere 175 ettari di verde a vostra disposizione è qualcosa di unico in un territorio martoriato qual è il nostro, che soffre della mancanza, non dico del verde, ma della cura del verde.
Io approfitto soltanto, oltre a ringraziare ovviamente proprio a titolo personale come dirigente scolastica, il presidente e tutte le persone qui al tavolo, per dire quelle parole doverose. Questa amministrazione ho imparato a conoscerla dal 1° settembre, quindi sono appena 5 mesi, e devo dire, loro lo sanno che lo faccio con sincerità, che quello che fa questa amministrazione comunale per la scuola va oltre quello che è imposto da obblighi legislativi, va oltre quello che è imposto dal dovere istituzionale di garbo nei nostri rapporti, ed è un'amministrazione che lavora innanzitutto col cuore. A volte, Presidente, io dico, ma queste cose che fate non le sanno, loro non le sanno, costringono me ad ogni riunione a raccontare quello che fa l'amministrazione, perché è la prima amministrazione politica che io tocco con mano che invece di dire e non fare, fa e non dice. E quindi io veramente devo dire grazie. Oggi sono ulteriormente colpita del fatto che, nonostante quanto vi occupiate della scuola, avete avuto pure modo e tempo di occuparvi di tante altre cose come questa della Pineta. Allora, Piero Grassi, abbiamo dimenticato se è un assessore alla pubblica istruzione, un docente emerito o un fratello acquisito di questa comunità. Anche attraverso l'assessore Grassi. La parola al sindaco Cattea, grazie a tutti. Grazie. Grazie soprattutto, Preside, per la disponibilità per questa bella giornata, per aver fatto tante cose per i nostri ragazzi, ma per questa comunità. Grazie veramente di cuore a lei e a tutto il corpo docente e ai ragazzi che diciamo starete con noi in questo momento particolare. Grazie a tutti coloro che hanno voluto partecipare a questa bella giornata, una giornata importantissima. Credo che oggi noi scriviamo una pagina nuova nel comune di Fagiano, una pagina nuova perché dopo 40 anni di lotte, di battaglie, di tutto ciò che è accaduto per quanto riguarda Pineta, Cava e Dosso Collinare, oggi noi riusciamo a diventare proprietari di quell'area. Questo è grazie soprattutto alla Regione Puglia, grazie all'assessore Mino Coraccino che ci ha messo il cuore e l'anima, e grazie anche al nostro presidente Michele Emiliano che in prima persona ha voluto, diciamo, supportarci in questa azione. Quindi veramente grazie di cuore alla Regione Puglia, a Mino Coraccino e a Michele Emiliano. Ecco perché, ragazzi, abbiamo voluto fare questa manifestazione a scuola, perché noi oggi abbiamo messo la prima pietra per un percorso che è lungo e importante, e un percorso che vede in prima persona il sindaco e gli amministratori esposti a dei rischi, perché essere proprietari di una pineta, di un bosco di 175 ettari non è facile. Io poi, lo sapete tutti, sono un vigile del fuoco, quindi no, a maggior ragione sono preoccupato di questo. Però noi tutti, perché io ho fatto tante assemblee con i cittadini, con Fagiano, per dire che per noi è importantissimo, è importante per Fagiano ma non solo, è importante per tutto il territorio della provincia, ma soprattutto per quei comuni che confinano con noi, perché sono 175 ettari, sì, ma tutta l'area sono 360 ettari, che coinvolge isole di Taranto, San Giorgio, Lizzano, Roccaforzata. Quindi insieme noi dobbiamo mettere tutte le energie possibili e immaginabili affinché questo nostro territorio, tanto martoriato, come diceva la carissima Preside, tanto martoriato da tutte le vicissitudini che non sto qui a ricordare ma che purtroppo vanno dette, quindi abbiamo un polmone verde, dobbiamo sapercelo tenere, sfruttare, usare e lavorare insieme affinché non accada nulla di strano. Noi abbiamo combattuto tanto con tanti personaggi che volevano riempire la cava di rifiuti, quindi sarebbe stato un proprio per il nostro territorio. Noi che lottiamo la discarica vergine, lottiamo su tutti i fronti per il nostro ambiente. La Regione Puglia si sta spendendo tanto per Taranto e per la sua provincia, mai come in questo periodo, per i problemi che conosciamo tutti quanti. Quindi non voglio dilungarmi ancora di più perché abbiamo
ospiti illustri che ci diranno tante cose importantissime in questa giornata. Quindi io chiudo dicendo, ribadendo che questo è un primo passo, colgo l'occasione della del Presidente della Regione per dire dobbiamo lavorare insieme con l'ARIF per fare la prima bonifica, per pensare di sistemare alberi che sono caduti, perché 40 anni di degrado, tra virgolette, bisogna lavorare insieme, perché solo un piccolo comune difficilmente riuscirebbe a fare questo. Quindi io confido nel Presidente Emiliano, ma se sta qua oggi insieme a noi, insieme all'assessore Borraccino, è un segnale forte, è un segnale che lui crede in questo territorio, crede in questo nostro progetto, che è ambizioso sì, ma credo che significa sviluppo del territorio, cultura ed economia, dico anche economia, perché se è sfruttato bene sarà anche economia. Chiudo veramente ringraziando di cuore la dirigente per tutto quello che ha fatto per oggi e non solo, tutto ciò che fa per la nostra comunità, insieme al corpo docente, insieme ai ragazzi. Grazie a tutti, grazie soprattutto all'assessore Borraccino, veramente per il grande, grandissimo impegno che sta mettendo per il nostro territorio, e grazie al Presidente Michele Emiliano. Passo la parola. Buongiorno a tutti, vi saluto sicuramente, vedo che la sala è particolarmente gradita e ne siamo molto orgogliosi. E ringrazio la preside, la dottoressa Volta, per la calda accoglienza che ci ha riservato, così come i nostri illustrissimi ospiti, l'assessore regionale mio Borraccino e il presidente Emiliano, per essere qui oggi, con noi, perché hanno in prima persona loro voluto, hanno accolto la nostra richiesta e hanno sposato quella che era la nostra intenzione di acquisire la pineta, e oggi insieme a noi celebrano quella che è una vittoria storica per il comune. Dopo tanti anni finalmente abbiamo scritto una nuova pagina di storia del comune di Faggiano, una notizia che ha fatto sussultare di gioia il cuore di ogni cittadino di Faggiano, l'acquisizione della pineta ad patrimonio comunale, finalmente. Volevo un attimino ripercorrere molto velocemente quello che è stato l'excursus storico della storia della pineta. Quello che la letteratura chiama come l'ultimo terrazzo marino del quaternario delle colline delle basse Murge, l'imboschimento di questa zona collinare è avvenuta negli anni 50 ad opera dei cantieri scuola, una misura di pubblica utilità intervenuta subito dopo il dopoguerra per debellare la disoccupazione, e che aveva la finalità di salvaguardare il nostro comune da eventuali rischi idrogeologici. Già negli anni 50 si parlava di rischio idrogeologico, un tema che oggi è fortemente d'attualità, e quindi si è voluto questo imboschimento di questa zona. E tanti sono stati i tentativi negli anni di saccheggio di questa zona, lo diceva prima il sindaco, che avendo la pineta una forte appetibilità economica, negli anni si è cercato di destinare la cava prima a una discarica di rifiuti inerti, poi alla raccolta dei fanghi delle acque di drenaggio del Mar Piccolo, così come si è cercato di lottizzare anche la pineta, che insomma avrebbe sicuramente depauperato e sottratto questa bellezza naturalistica al comune di Faggiano. Grazie a tutti quanti, perché ragazze e ragazzi siete davvero bravi, perché aspettare tanto tempo, io ricordo, ho fatto anch'io delle iniziative quando avevo l'età apposta, e vi confesso che era un po', come dire, scocciante aspettare tanto tempo. Voi invece siete stati qui ad aspettare il Presidente, ad aspettare il Sindaco, ad aspettare me e la vostra preside, l'assessore all'ambiente del Comune di Faggiano, e soprattutto state ascoltando e seguendo gli interventi delle persone adulte che vi stanno parlando. Il messaggio che noi oggi vorremmo lasciarvi è questo:
cari amici e care amiche piccoline che rappresentate il futuro di questa comunità, che oggi la politica, quella cosa che voi spesso ascoltate da parte dei vostri genitori, che è una cosa sporca, che è una cosa antipatica, che non è una cosa buona, che non è una cosa utile, ha fatto invece la politica, ha deciso una cosa importantissima per il vostro futuro. Ha deciso che il bosco che voi vedete da quando siete nati, che è una cosa naturale per voi, continuerà a rimanere tale. E quel bosco non soltanto continuerà a rimanere tale perché c'era il rischio, perché in passato si è corso questo rischio, che voi quel bosco non l'aveste per nulla conosciuto. E quindi c'era il rischio che quel bosco, oggi al posto di quel bosco, c'erano dei palazzi, c'erano del cemento, che sicuramente non avevano la funzione importante che invece continua ad avere quel bosco. E nello stesso tempo, grazie a questa scelta, vicino al bosco c'è una cava meravigliosa, dismessa, e lì probabilmente con un gioco di luci, con un intervento importante che un'amministrazione comunale attenta come quella vostra farà insieme alla regione, che non farà mancare il suo sostegno, probabilmente potremo immaginare dei modelli canyon come quelli che voi magari vedete nei cartoni animati, tipo Billy il Coyote, una cosa del genere, no? Ricordo quando ero piccolino anch'io vedevo i cartoni animati. Bene, noi abbiamo reso questo possibile perché l'alternativa a questo era avere una discarica, e quindi la politica ha deciso di fare questo. Quindi la politica alcune volte fa delle cose poco belle. Quando persone come ad esempio l'ex sindaco Mimmo Sgobbe, l'ex assessore Nicola Vergine facevano già 40 anni fa. E se questo è stato possibile, innanzitutto grazie al loro impegno, e che poi è stato raccolto dal sindaco Cardea e dagli amministratori. Io e il presidente Emiliano che cosa abbiamo fatto? E chiudo per passare la parola, perché il protagonista di questa giornata è lui, perché se il presidente non avesse voluto questa cosa, noi non l'avremmo realizzata. Io sono stato contattato dal sindaco e dagli amministratori del comune di Faggiano circa un anno e mezzo fa, e hanno detto: Mino, dobbiamo trasformare questo progetto in realtà. Io ho chiesto al presidente questa cosa. Presidente, che è un uomo alto, bello, pieno, eccetera, spesso è buono, spesso anche quando deve dire sì, magari in prima battuta ti dice no e poi successivamente ti dice sì. Invece, miracolo, su questo caso, quando io gli ho chiesto questa cosa, lui immediatamente ha detto sì, la facciamo e mettiamoci subito a lavorare. E quindi questa cosa si è fatta oggi soprattutto per l'esperienza e per la lotta che hanno fatto persone che hanno lottato quando al vostro posto c'erano i vostri genitori, per l'impegno del sindaco e degli amministratori e soprattutto per la volontà del presidente, che ha messo soldi pubblici di tutti quanti noi della regione a disposizione del vostro comune per mettere in sicurezza per sempre questa pineta e questa meravigliosa cava, che continuerà ad essere una cava e non sarà una discarica, quelle che noi odiamo e che fanno male. Allora, rischio di dire, diciamo, delle cose superflue, no? È tipico degli adulti, lo dico ai ragazzi, ripetere sempre la stessa cosa e poi qualche volta, diciamo la verità, anche un po' contraddirsi. Quante volte voi sentite parlare di tutela dell'ambiente, rispettiamo il verde, e poi, che ne so, una città anziché piantare degli alberi costruisce dei palazzi. E le persone, secondo voi, vanno giudicate come? Per quello che dicono, come si diceva prima, o per quello che fanno? Secondo me vanno giudicate per quello che fanno, nel senso che non è semplice occuparsi della comunità, anche solo in casa, no? Quando si deve decidere se comprare il televisore nuovo o se cambiare il divano. Non è semplice, perché uno può dire però il divano fa male alla schiena o rischia di sfondarsi, e la televisione però è una di quelle cose che serve a far crescere l'informazione in una famiglia, a tenerti collegato col mondo. Mandiamo a studiare il fratellino grande
a Bari o a Taranto, oppure, che ne so, compriamo un'automobile. La politica funziona così, è come in famiglia, deve decidere dove mettere i soldi e soprattutto che scelte fare, come far fruttare anche un buon investimento. L'assessore, il vice sindaco all'ambiente, ha subito detto: vabbè, adesso avete dato i soldi per comprarlo, ma non è che è finita qua. Bravo, questo non l'ho capito. Qua chi mena per primo per due volte, diciamo, no? E questo principio però è ragionevole, anche perché la regione stessa si è emozionata, lo dico chiaramente, quando il sindaco mi ha chiamato, quando Mino mi ha fatto pensare all'idea di comprare un bosco, non lo so, mi sono molto emozionato. Voi vi siete emozionati, cioè pensare che un sindaco e un'amministrazione e una regione abbiano deciso di comprare un bosco anziché cambiare l'automobile blu del sindaco, immagino che macchine ci avrà il sindaco, non lo voglio neanche, perché ovviamente chi fa il sindaco in un piccolo paese, diciamo la verità, è un po' matto, no? Bisogna essere un po' incoscienti per prendersi la responsabilità. Poi adesso che ho saputo che è un vigile del fuoco, è lui stesso, era lo stesso pensiero che ho fatto io, perché ho fatto il sindaco di Bari tanti anni prima di fare il presidente della regione. È chiaro che noi sappiamo che le nostre responsabilità sono tantissime, infinite. Voi immaginate che qualunque cosa succeda da Capo Santa Maria di Leuca al Gargano, voi insomma forse lo avete ancora più preciso di me in quanti chilometri sono, perché lo studiate in geografia a scuola, ma sono, diciamo, migliaia e migliaia, milioni di ettari che bisogna in qualche maniera controllare. Come li controlliamo? Con i satelliti. Voi sapete che qui vicino Taranto stiamo immaginando di avere il primo luogo dove mettere in orbita i satelliti, anziché lanciati con un missile, lanciati da degli aerei suborbitali, e sapete che i satelliti sono questi occhi che servono a trasmettere dati da un posto all'altro della Terra, possono servire a guardare e a sorvegliare gli incendi, i boschi, la qualità dell'ambiente. Insomma, Fagiano, dietro questo inizio, è come se avesse comprato un luogo dove pensare al futuro, sotto un albero si pensa meglio, non so perché, questo l'ho constatato quest'estate. Io quest'estate sono stato in una masseria dove c'era un fico enorme, questo fico trasmetteva un'energia tale per la quale io ho preso un tavolino di quelli pieghevoli, ho messo il tavolino lì il primo giorno e praticamente non mi sono mosso da là per 10 giorni, perché sia pure andando e venendo, perché purtroppo 10 giorni di seguito sono difficili da fare facendo questo lavoro, però sono stato moltissime ore sotto un albero, perché gli alberi evidentemente trasmettono un'energia, danno un'idea del futuro e ci fanno pensare alle cose da fare. Allora, una delle cose che potremmo fare, diciamo tra qualche tempo, quando il tempo è un po' più mite, è andare a pensare cosa fare della città di Fagiano sotto gli alberi della pineta. Facciamo una bella, partendo con i bambini, potremmo invitare anche i sindaci delle altre città che si affacciano sulla pineta, perché insomma noi abbiamo tanti problemi comuni ma anche tante opportunità comuni, e io penso che dare delle risposte, come diceva quella che un tempo chiamavamo la preside, ma adesso si chiama dirigente scolastica, come diceva la dirigente, è chiaro che qui tutto ciò che viene fatto a vantaggio della salute dell'ambiente è importantissimo. Voi dovete sapere che gli alberi hanno una caratteristica, quella di mangiarsi l'anidride carbonica, il CO2. Significa che sono l'unico mezzo che abbiamo per togliere gas serra, quei gas che riscaldano l'atmosfera, e peraltro, come avete sentito dalla ricostruzione storica, spesso gli alberi ci aiutano anche a utilizzare meglio l'acqua, perché l'acqua è fondamentale,
ma se arriva tutta insieme, questa è un'alluvione, non è una distribuzione dell'acqua. Gli alberi servono ad evitare che una collina diventi una frana o che l'acqua arrivi tutta insieme e provochi degli allagamenti. Io penso che pensare al futuro di Faggiano e dei comuni vicini sia una bella cosa che possiamo fare insieme. Se volete, se le vostre insegnanti lo condividono, io parlo soprattutto con loro perché ci hanno aspettato tanto e quindi nessuno delle autorità presenti me ne vorrà se io, diciamo, soprattutto voglio parlare con i bambini, perché mi piacerebbe, per esempio, sotto la vostra organizzazione, avere un software, potrebbe anche andare bene WhatsApp se lei lo ritiene, ma se i bambini per esempio avessero la possibilità di parlare col presidente, di cominciare a parlare di qualche idea per la città, di avere qualche cosa per dare una mano al sindaco e dargli altre idee, il sindaco, devo dire, di idee ce ne ha tante, sono i soldi che mancano, se ho capito. Però siccome appunto i soldi non sono mai abbastanza, bisogna scegliere bene come spenderli. Allora, se Mino ci dà una mano, se il vice sindaco, assessore dell'ambiente ci dà una mano, il presidente è disponibilissimo anche a chiacchierare con i bambini, a scriverci delle mail, insomma a dare a questo evento la giusta dimensione, perché credetemi, anche noi abbiamo questo difetto, facciamo le cose e poi non abbiamo il tempo di parlarne, c'è gente che non fa niente e sta sempre in televisione e noi purtroppo, lavorando molto, non abbiamo tutto questo tempo. E però questo è un evento molto importante che peraltro ci consentirebbe anche di fare qualche altro piccolo intervento, non solo a Faggiano ma anche negli altri comuni. Per esempio, so che Rocca Forzata vuole costruire un monumento in memoria di tutte le persone che hanno perso la vita lavorando e in particolare lavorando all'ITA. Parola d'onore, non l'ho fatto per ruffianeria, volevo, perché non ci avevamo mai conosciuti, sono colpito dalla sua, signor sindaco, giovanissima età, un po' la invidio e un po' so anche che significa avere preso una responsabilità di una cittadina con tanti problemi, quindi adesso poi chiacchiereremo e ti abbraccerò, però ci terrei a dare una mano anche a Rocca Forzata e siccome Rocca Forzata è in un posto bellissimo, pure quello, devo dire, da lì si vede proprio la fabbrica, però quella collina, quella specie di rocca, ecco perché si chiama così, è un'altra occasione che, se cucita bene in un progetto di ripristino ambientale, potrebbe dare, non lo so se c'è questa possibilità, ci potrebbe dare la possibilità di costruire proprio davanti all'Ilva, partendo da Faggiano, passando per Rocca Forzata, un'oasi ambientale, un'oasi, un'area protetta. Io capisco che fare un'area protetta sotto l'Ilva può sembrare strano, ma se i nostri progetti di decarbonizzazione della fabbrica, io ho sempre detto che la fabbrica, lo dico diciamo anche con un po' di tristezza, se la fabbrica non fosse mai esistita, forse, non lo so, saremmo in un'altra dimensione e chissà che quante cose buone avremmo potuto fare. Taranto si è sacrificata, tutta l'area si è sacrificata per tutto il paese per dare all'Italia un'acciaieria. Io ovviamente mi auguro che questa vicenda dolorosissima, che non mi fa dormire la notte, si risolva nella migliore delle maniere, salvaguardando prima di tutto la salute ma anche l'occupazione. Però noi non possiamo, diciamo così, non trasmettere alle giovani generazioni anche tutta la storia dell'Ilva e anche tutto ciò che l'Ilva è costata alla nostra comunità. E quindi tra ambiente, feste, ricordi, perché le cose buone e le cose cattive stanno insieme. Insomma, molti di voi avranno festeggiato Natale, Capodanno, no? Probabilmente vi sarà mancata qualche persona, perché purtroppo nella vita c'è anche la sfortuna di perdere un nonno, di perdere qualcuno che ami, e nei giorni di festa ti mancano in modo particolare, però il ricordo di queste persone ti tiene in piedi, il ricordo di queste persone alle volte è così dolce, così importante,
Ed ecco perché, senza raccontare balle, bugie, senza far finta di... Noi l'abbiamo aiutato mettendogli a disposizione i soldi, ma l'idea era dell'amministrazione, noi ci siamo limitati, diciamo così, a dargli l'energia necessaria, a condividere questo scopo. Un gesto così è un gesto che cuce tanti amministratori, quelli che il bosco lo hanno difeso, quelli che hanno atteso questo giorno, perché per fare delle cose buone alle volte bisogna avere pazienza. All'inizio, quando noi parlavamo di un certo tipo di politica sull'IVA, la cosiddetta decarbonizzazione, ci ridevano dietro e ci dicevano che era impossibile. Adesso invece, poco alla volta, avendo pazienza, spiegandosi, perché la cosa bella della scuola è che ti insegna a parlare, ti insegna a scrivere, ti insegna a dimostrare quello che pensi, ad affermare il tuo punto di vista. Ecco, con un po' di pazienza siamo riusciti, speriamo, a trovare una buona soluzione. Comprare un bosco dopo 40 anni di lotte comuni di un'intera comunità è il segno che le cose buone alle volte ci mettono degli anni ad affermarsi, ma prima o poi arrivano. Quindi auguri a Faggiano, auguri a tutti i cittadini di Faggiano e grazie. Ragazzi, avete avuto oggi un intervento da parte del Presidente della Regione che porterete nel cuore, chiaramente porterete il suo saluto alle famiglie che saranno invidiosissime di voi oggi che avete avuto questa opportunità. Io che amministro da dirigente scolastico questi 9 plessi su 3 comuni, infatti il Presidente mi aiuterà anche Monteparano perché così diventa il mio territorio, il migliore d'Italia, abbiamo nominato Roccaforzata, Faggiano, c'è anche Monteparano per questa scuola. Io mi permetto umilmente di dare un suggerimento a tutte queste amministrazioni comunali, regionali, perché ho toccato con mano qualcosa. Il mio suggerimento è quello di valorizzare anche tutto ciò che viene dal basso, perché questa è una comunità estremamente partecipativa e al di là della necessità chiaramente di interventi economici che vengono dalla regione, se noi diamo la possibilità a queste famiglie di collaborare, di aiutare l'amministrazione nella rinascita di questi 175 ettari, io credo che saremmo veramente aiutati da tutte quante le 3500 famiglie circa, a partire anche dai nonni che magari sono in pensione, fino ad arrivare a questi ragazzi. E visto che abbiamo parlato dell'importanza degli alberi e del fico, che chissà quali grandi idee ha dato all'amministratore, io vorrei dire questo: la Faggiano, come comune di Faggiano, così come anche gli altri comuni qui dei dintorni, hanno rispettato una legge dello Stato che dice che bisogna piantare un albero per ogni nuovo nato, e questo la comunità di Faggiano l'ha fatta, i bambini hanno partecipato, quindi io credo che i ragazzi siano molto molto sensibili al tema ambientale e dobbiamo coinvolgere le famiglie. Io chiedo a tutte le famiglie di farmi fare quella figura con il Presidente della Regione e col Sindaco e di sorprenderli con tanto bel fare da parte nostra. Allora, una grande emozione oggi nel festeggiare con i bambini questa bella notizia dell'acquisto da parte del Comune di Faggiano del bosco, grazie al finanziamento che la Regione Puglia ha assegnato al Comune di Faggiano. Insomma, il Sindaco è stato davvero commovente nel fare questa richiesta. Non capita tutti i giorni che un'amministrazione comunale utilizzi questo denaro per l'acquisizione di una pineta per un'area di quasi 170 ettari. Insomma, una bella notizia che devo dire mi rende orgoglioso di essere il presidente anche del Comune di Faggiano, oltre che di tutta la Puglia. I pugliesi tutelano l'ambiente, tutelano la bellezza, sanno che questi sono valori economici, non solo etici e morali, ma soprattutto sono la fonte stessa della nostra capacità di attrarre turismo, investimenti e felicità. Oggi credo che sia una giornata particolare per la nostra comunità, per Faggiano, perché finalmente diciamo, mettiamo la prima pietra su quel dosso collinare. Siamo arrivati ad acquisire l'intera area che comprende 175 ettari, mi riferisco alla pineta, al dosso collinare e alla stessa cava, che quindi diventano patrimonio del Comune di Faggiano. Quindi un grazie sentito alla Regione Puglia,
all'assessore Mino Borraccino e al presidente Michele Emiliano, non solo per la presenza a Faggiano quest'oggi, che veramente mi ha onorato, ma soprattutto per averci dato la possibilità, dandoci il finanziamento, di acquisire quell'area a patrimonio comunale. Un qualcosa di importante che significa economia, significherà sviluppo per il nostro territorio. Quindi oggi abbiamo voluto fare questa manifestazione a scuola proprio perché oggi mettiamo le basi per il futuro dei nostri ragazzi. Noi ci crediamo fortemente che quel Dosso Collinare significa sviluppo per il territorio. Territorio inteso non solo Faggiano, ma territorio inteso come tutti i comuni della nostra provincia. Quindi dobbiamo lavorare insieme, in sinergia, comune, regione, altri sindaci, per far sì che questo polmone verde possa diventare sviluppo per il nostro territorio. Celebriamo oggi una giornata storica, scriviamo le pagine, una nuova pagina del comune di Faggiano, una vittoria che riporta alla cittadina di Faggiano la piena fruibilità della pineta. Da oggi la pineta ritorna nel patrimonio comunale e da oggi restituiamo alla cittadinanza la piena fruibilità di questo polmone verde, grazie anche alla Regione Puglia che ha sposato con noi questa iniziativa. Eravamo già pronti, qualora la Regione non avesse voluto finanziare questo intervento, ad acquistare la pineta con fondi propri, ma abbiamo avuto l'onore di avere qui oggi il Presidente della Regione per celebrare insieme questo grande evento. Quindi grazie a tutti, grazie alla storia che ha voluto fortemente salvaguardare la peculiarità storica naturale della nostra pineta. Grazie a tutti. Allora, oggi questa giornata importantissima per il comune di Faggiano per quanto riguarda l'acquisizione del Dosso Collinare. È stato un investimento veramente proficuo, bisogna ringraziare la Regione Puglia, il comune e tutte le associazioni come anche il WWF che hanno spinto fortemente per arrivare alla acquisizione di questo territorio. Spero che veramente adesso si possa diventare operativi e andare ad analizzare e a capire quali sono le migliori cose da fare per la cittadina di Faggiano, ma per tutto il territorio della provincia di Taranto, perché questa collina rappresenta veramente un unicum ed ha bisogno soprattutto, oltre che di tutela, ma soprattutto ha bisogno di essere, come dire, utilizzata, fruita nel migliore dei modi da parte della cittadinanza.